ho notato però che nonostante siate un duo, avete due profili Instagram separati, cioè ognuno al suo. Ma come mai non avete il... Cioè non perché carichiamo tante foto, no? Sì? Allora delle volte ci viene a discutere se ne abbiamo uno solo, la metto io, la mette lui, allora sì. Ogni tanto... Ma perché è venuto meglio? Poi... Io lo faccio con mia moglie, io nel senso se devo scattare una foto io click va bene, se la devo fare a lei devo chiamare Stora, cioè nel senso sì. Devo venire il tecnico delle lui, luci. Come tua moglie, come tua moglie. Ah, è lui quello problematico, è lui. Non mi va bene, non mi va bene, non mi va bene, non mi va bene. Qua non sono bello, non sono bello. No, insomma, in generale era nato insieme, sì. Poi abbiamo notato che c'erano un pochino di battibecchi, perché poi lui caricava foto senza maglia, insomma, il petto nudo. E allora da lì abbiamo iniziato. Ma è vero che avete una tecnica particolare per farvi i selfie? Esattamente, sì, è una tecnica che abbiamo imparato con segreta. Le fan. Non vedo l'ora di scoprire qual è. Avete il telefono? Io ne abbiamo ho il telefono qua, però ne servono due, perché uno scatta il selfie e l'altro per far venire la luce migliore mette il flash. Pensa se eri un cantante solista, che fregatura. Esatto, cioè, esatto. Meno male. Non così. E quindi la tecnica è uno scatta e l'altro... Sì, sì. Possiamo vedere? Vieni qua in mezzo, vieni. Quindi facciamo uno insieme. Lui mette è la prima volta che finirò in trending topic mondiale, adesso poi... Ma scusami ragazzi, ma siete in uno studio televisivo, non ci abbiamo attrezzi che non usiamo mai da utilizzare per... tipo quella roba lì, che magari costa anche dei miliardi, non l'abbiamo mai usata in vita nostra. La macchina del... Sì. No, di cos'è che... Il vento e il fumo, vai. Non l'abbiamo mai usata. C'è la produzione che ci sta col fiato sul collo perché dice... Ma non è pericolosa. Al limite vi spettina, che capisco sia come essere amputati. No, però... esatto, è molto pericoloso. Sì? Ok. Proviamo. Troppo, vai. Proviamo. Aspetta, io per far vedere il vento faccio così. Vai. Qui c'è una... serie di carte con una serie di attività. Se le avete fatte ce le raccontate, altrimenti proviamo a farle qui. Sì, okay? Non possiamo raccontare proprio tutto. Okay. Beh, quello che si può, quello okay. Che si può, quindi facciamo qua. Allora, prima carta. Andare a vivere da soli. Ce l'avete? Sì. No, io sono andato a vivere in Australia da solo. Ma da solo sei andato? A 17 anni, perché ero a cena con mia madre, lei mi fa 17 anni. Non ti sopporto più, vai sono andato in Australia. Via. No, lei mi fa 17 anni, io ero fuori di casa, ho detto bene, adesso me ne vado anch'io. Farsi la ceretta. Ecco, quello mi manca. Non mi fate la ceretta? Adesso ma solo quando ci tatuiamo, ci con la lametta. Sì, la ceretta vera e propria non è mai successo. Anche perché penso non sia troppo piacevole. Lo penso anch'io. No. Ed è per questo che ho... Benji, vai. Fa la bella. Aderire. Non devo dire parolacce quando non la togli. Ma puoi fare quello che vuoi. Le bippiamo anche in diretta, no, pensa. No, no. Tieni, tira la pelle che dicono che sono. Cosa che devo fare? Che ti tengo strappare con decisione. Ecco, non andare lentamente. In direzione contraria alla crescita dei peli, quindi dal basso verso l'alto. Ah, no, so, per la gravità. So come vai, faccio ignorante. Hai tirato via anche parte dei tatuaggi, sono più sbiadito. Sì, sì, ridi, vieni. Non vedevo l'ora. Ma ormai sono diventato un professionista, guarda, non sentirai niente. Esatto. Non temere, non sentirai niente. Ah!